Con l'accoltellamento di Capodanno in via Lago di Capestrano a Pescara, il quartiere Rancitelli torna di nuovo sotto i riflettori della cronaca. La tragedia sfiorata dell'aggressione al 36enne senegalese ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara non è che l'ennesimo segnale di allarme che Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale e candidato sindaco civico per le prossime amministrative del comune di Pescara, torna a denunciare, chiedendo ancora una volta a gran voce di rendere prioritaria l'emergenza sicurezza nei quartieri periferici della città. Qui siamo nel famigerato, ormai la piazza di spaccio più importante della città di Pescara, via Lago di Capestrano. Siamo al civico 70, proprio dove è avvenuto l'accoltellamento. Di fronte abbiamo il famigerato civico 15 di via Lago di Capestrano, che è definito da noi il fortino della droga, dove abbiamo trovato all'interno macchie di sangue sulle scale, la stanza del buco, siringhe dappertutto. Qui c'è un gabbiotto in legno che noi chiediamo l'abbattimento, perché questo è stato, tra l'altro è sotto sequestro, è stato più volte violato, sono entrati all'interno ed è diventato un ricettacolo di prostitute, di tossicodipendenti, di criminali. Ecco, poi viene chiuso, ma spesso occupano abusivamente questo gabbiotto. Si può tranquillamente abbattere perché non serve a nessuno, i cittadini onesti ci chiedono questo. In questo quartiere l'emergenza sicurezza è alle stelle, i cittadini onesti oggi sono scesi per l'ennesima volta in strada, ci hanno chiesto interventi immediati e urgenti, loro vivono nella paura e nel terrore, i bambini non possono scendere sotto a giocare, il parco non è utilizzabile perché quando lo aprono comunque ci sono tossicodipendenti riversi a terra dappertutto, la vicina via Imele è nel completo stato di abbandono e completamente fuori controllo, il ferro di cavallo è rimasto ancora un troncone nuovamente occupato abusivamente. Ecco, in questo quartiere la situazione è tragica, subito noi chiediamo interventi correttivi, la prima cosa un censimento degli alloggi popolari, chi non ha diritto ai sensi della legge regionale 96-96 va sfrattato, va buttato fuori, e assegnare contestualmente gli alloggi popolari a tutti quei cittadini che hanno diritto e sono in graduatoria ormai da tantissimi anni, e poi istituire qui un pattugliamento congiunto tra tutte le forze di polizia, carabinieri, con l'ausilio dell'esercito, quindi operazione strade sicure anche a piedi per garantire la sicurezza del quartiere, e poi servizi, qui non ci sono più servizi, si sta spopolando questo quartiere, i cittadini onesti stanno andando via, stanno fuggendo, rimangono solamente i criminali, e questo non va bene. Tra l'altro qui l'ultima inchiesta ci parla di associazioni di stampo mafiose, quindi non bisogna più nascondere sotto al tappeto la situazione, perché chi nasconde sotto al tappeto sta mentendo.